Il ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti ha fatto tappa a Giulianova. La visita si inserisce in un tour più ampio che il ministro sta compiendo nelle varie regioni italiane, con l'obiettivo di incontrare di persona cittadini e rappresentanti locali. Ho chiesto anche del futuro di Giulianova, ho chiesto come va la natalità, se in questa città nascono ancora bambini, se i giovani che sono nati qui continuano a credere e vogliono restare qui per creare il futuro, il proprio futuro delle proprie famiglie e quindi inevitabilmente il futuro della comunità di questa terra qui a Giulianova. L'incontro con amministratori e cittadini ha offerto al ministro uno spaccato reale delle esigenze e delle speranze della popolazione locale. Tra i temi caldi discussi, quelli relativi allo sviluppo economico e infrastrutturale del territorio teramano e abruzzese. Si è parlato anche di investimenti, di opportunità di lavoro e di come potenziare i servizi essenziali per migliorare la qualità della vita dei cittadini. La grande sfida è appunto di vivere 365 giorni all'anno a Giulianova. Se vivi 365 giorni all'anno a Giulianova, probabilmente trovi anche dei giovani che vogliono vivere 365 giorni all'anno a Giulianova, se in qualche modo questo tipo di attività si riesce a svolgere. Quindi sicuramente decisivo il tema del turismo, che è uno dei fattori trainanti, ma anche il ripercorrere un po' quella vena industriale che magari si fatica a riprendere nel momento in cui l'economia si trasforma in modo pesante. Per fare questo ci vogliono due cose, e cioè gli elementi necessari, condizione, come direbbe il professor Bagnai, condizione necessaria ma non sufficiente allo sviluppo, cioè il sistema delle infrastrutture. L'altra condizione che serve cos'è? È avere voglia. E ha voglia, avere voglia di intraprendere, ancora avere voglia di rischiare, cioè la necessità che ci siano ancora degli imprenditori vecchi e nuovi che in condizioni date che sono necessarie in qualche modo si mettano in gioco e mettano a frutto la loro capacità, la loro inventiva, la loro voglia di fare dove? A Giulianova e non, che so io, a Montreal piuttosto che a Francoforte, perché poi il problema del paese è questo, cioè di trattenere i talenti, le capacità esattamente qui.